celeste. Invece la Real Ciampino risponde in maglia bianca con la Cioli che insegue la vetta della classifica, mentre Real Ciampino deve provare a dare una svolta al proprio campionato. Le squadre sono esaurite, la partita sta quindi per iniziare. Il pallone al centro è quasi tutto pronto, si attende solo il fischio da parte dell'arbitro. Io sono Mario Nunzella di La Sport Academy e vi racconterò la partita. Passali che ha un po' di campo da prendere, sceglie poi di ragionare andando da Popa, che quindi punta, ancora si torna da Passali, a destra c'era tutto solo non visto a Versa, quindi si va ancora da Popa Daniel, poi Tardioli, tocco di ritorno, è buona l'azione della Scioli che trova così il primo gol con Popa Daniel, che trova appunto il modo di battere a rete e colpire per la prima volta nel match 1-0 Scioli a Riccia. Mentre sono 16 i minuti di gioco che mancano alla fine del primo tempo, intanto azione Scioli a Riccia con la sterzata tentata da Versa, chiuso bene da De Luca. Ancora Popa Daniel che va a scaricare questa conclusione sotto la traversa, nulla da fare per l'aggetto. Non riesce a tornare sul pallone, gioca la Scioli con Daniel Popa che va ancora alla conclusione, questa volta murata da Foschi che sta facendo un ottimo lavoro in fase difensiva. Possesso Scioli, il tocco sotto con Popa Daniel che va ancora a segnare, 3-0 per la Scioli, tripletta del capitano, tripletta di Daniel Popa, 3-0 Scioli. Ancora il numero 85, Buffolino, entrato in campo, viene messo giù fallosamente secondo l'arbitro. Possesso quindi Real Ciampino. Calcio di punizione, occasione importante questa per provare ad accorciare le distanze. Arriva la conclusione con Argenti che la tocca, sarà quindi calcio d'angolo, buona la parata di Argenti. Borghi va a concludere dentro, forse un tiro cross, poi arriva il pressing da parte di Buffolino, la palla è ancora buona, si può giocare, esce bene la Scioli con Trementini sul pallone, il tocco sul chiappa, buono stop, la conclusione di sinistra, accarezza solo questo pallone chiappa, ripartenza quindi Real Ciampino con Borghi che riesce a far fuori il doppio pressing, va anche a concludere Argenti, è l'estero a deviare il pallone. Gioca adesso il Real Ciampino con il tocco su De Persio che non può arrivare a contendere il pallone, quindi chiappa con calma. Lo porta in zona sicura, va a servirlo su Quagliarini che ha tanto campo da prendere, può quindi salire la Scioli. Ancora il tocco su Trementini che trova un gran bel gol, trova l'angolino, nulla, può all'aggetto, punteggio 4-0, gol di Trementini. Assessora Scioli, Trementini. È rientrato intanto in campo Aversa che prende il pallone adesso. Aversa vicino a sé, c'è Trementini che carica ancora la conclusione, colpisce il corpo di un avversario, poi De Persi può partire in contropiede, qui Argenti è bravissimo a deviare il pallone in calcio d'angolo. Prima grande occasione per il Real Ciampino. Battuto l'angolo col cross al centro che è stato deviato, quindi Aversa deve spazzare, lo fa andando più lontano che può. Pallone ha colpito addirittura il tetto del palazzetto del Palakilgur, sarà quindi battuto da rimessa laterale, possesso Real Ciampino con Foschi che non riesce a servire il compagno, poi Trementini si ritrova il pallone e va da solo vincendo anche qualche contrasto, va quindi a segnare il gol del 5-0, gol di Trementini. Calcio lungo, possesso per la Scioli, Tardioli non riesce a controllare, può ripartire De Persio che fa fuori Aversa, va anche a concludere, il tiro deviato, poi sotto porta, il pallone è entrato, quindi 5-1, gol di Borghi, 5-1 per il Real Ciampino che trova così il gol, un gol cercato e voluto, 5-1, rimessa laterale con Costantini che va a concludere,
buona la parata dell'estremo difensore, difensore che è Pizzoi. Patrizio Pizzoi in questi ultimi minuti ha dimostrato veramente un portiere di livello. Il pallone messo al centro e qui Pizzoi non può veramente far nulla sulla conclusione ravvicinata di Tardioli. Punteggio quindi 6-1 e su questo gol viene chiamato anche il time out. Sta per cominciare il secondo tempo della partita, il punteggio dice 6-1 in favore della Cioli. Vediamo se il Real Ciampino riuscirà a mettere un po' più di pressione sulla squadra di casa. Serve una grandissima prestazione per provare a recuperare una partita che ancora non è persa, perché di fatto ancora non è finita. Per la Cioli batte quindi veloce, va a cercare il numero 40, chiappa, esce Argenti e serve subito Passali. Allora chiappa sul pallone, può attaccare l'area di rigore avversaria, serve poi il pallone per Tardioli, chiuso molto bene la difesa del Real Ciampino che riparte, non ci sta però tutto. Si fa riprendere il pallone, va a concludere e questa volta investe il portiere a parare il pallone, però allarga, non spaventa l'aggetto che andrà la rimessa dal fondo. Il lancio lungo di Raggetto, buona la guardia del numero 30 Passali della Cioli che va a subire chiappa che poi va al centro e qui c'è l'autogol sfortunato di Ricciardi. Comunque dietro a lui c'era Conti pronto a ribadire in rete, 7-1. Gioco per Conti che conclude, c'è l'aggetto in traiettoria, rimessa laterale a favore della Cioli e Riccia. Popa Daniel fa fuori bene il primo avversario, va a concludere il pallone ancora finito in rimessa laterale. Possesso quindi per Passali, poi Daniel Popa, ancora Passali, si prende il suo tempo per andare a concludere, il pallone non è entrato, doppio palo. È stato il migliore in campo per il Real Ciampino, è riuscito a chiudere ogni iniziativa avversaria, ovviamente quando ha potuto. È chiaro che il punteggio dice 7-1, quindi sembrano quasi surreali le mie parole, però ogni volta che è stato chiamato in causa Foschi è riuscito a rispondere presente. Adesso Conti sul pallone, il servizio largo per la conclusione di Passali che trova un bellissimo gol, punteggio 8-1 per la Cioli e notte fonda al Pala Kilgour per il Real Ciampi che conclude la sua conclusione, è murata e finisce un fallo laterale, possesso sempre per la Cioli che a quanto pare non ha nessuna intenzione di rallentare, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il possesso su Daniel Popa che va a concludere e trova il quarto gol della sua partita, un gol bellissimo, si insacca sotto al 7, nulla con l'aggetto, 9-1 il punteggio. Da Quagliarini sarà quindi calcio d'angolo per il Real Ciampino. Pallone battuto fuori con il servizio su De Perzio e poi si accentra, può anche provare alla conclusione, sceglie il tocco dentro per Borghi, poi De Luca sotto porta, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, pallone che finisce largo e poi c'è l'aggetto che si oppone ancora una volta, rimessa laterale per la Cioli Riccia mentre siamo nell'esatta metà del secondo tempo, mancano quindi 10 minuti alla fine del match. Il pallone per Tardioli che finta la conclusione, allarga poi per Trementini che torna da Tardioli che vela la sfera, poi Quagliarini, anzi non è Quagliarini, Tiburzi che trova un altro gran bel gol, 10 il punteggio per la Cioli con il tocco sotto, Tiburzi segna il 10-1. Arriva adesso il fischio da parte dell'arbitro, parte la conclusione che si infila in porta, 11-1 per la Cioli Riccia, bel gol questo per la squadra di casa. È andato a segnarlo Trementini, maglia numero 10. Appunto dal calcio di punizione per il Real Ciampino, invece di 11-1, Real Ciampino deve mettere qualcosa in più in campo. Altro contrasto in scivolata, Costantini parte contro l'area di rigore avversaria, arriva poi la conclusione di Quagliarini con il giallo, intanto partita che si sta incattivendo piano piano, ha segnato comunque Quagliarini, gol
per la Scioli, 12-1, sempre per la Scioli. Il pallone davanti a lui, Conti, il tocco poi largo su Ricciardi, va a sbattere contro il muro della Scioli, sarà ancora rimessa dal fondo per il Real Ciampino con Pizzoi che va a lanciare lungo, buona la copertura di Costantini. Sul pallone poi Tiburzi, fa servire ancora Costantini che ripone al centro, rimette al centro e lì c'è Tiburzi che trova il 13° gol per la Scioli. 13-1 il punteggio, gol di Tiburzi. Riprende il match con il Real Ciampino in possesso. C'è l'anticipo secco di Aversa che va anche alla conclusione e trova così il 14° gol, 14-1, gol di Aversa. Bello il suo anticipo, bella la conclusione, bello il gol. Mancano 4 minuti alla fine del match, il possesso è per Conti che poi si appoggia dietro a Chiappa. Punteggio 14-0, una partita veramente devastante per la Scioli che non ha mai permesso alla squadra avversaria di affacciarsi dalle parti del suo portiere. Una partita perfetta quella della Scioli che adesso continua l'azione d'attacco e trova il 15° gol. Punteggio 15-1 con Chiappa che ha trovato appunto il 15° gol per la Scioli. Forse l'ultimo pallone del match è questo con Caccavale che lo lancia in alto, lo stop di Conti che lo tiene poi in campo, manca un secondo e Quagliarini va a concludere e arriva qui la fine della partita, vince la Scioli, una partita che si commenta da sola, possiamo dire 15-1 il punteggio, ci ha provato il Real Ciampino Academy ma non è mai riuscito a mettere in difficoltà la squadra di casa, vince quindi la Scioli 15-1. Io sono Mario Nonzella di Lesport Academy e mando un saluto a tutti.